Bene a tutti ragazzi e benvenuti nel 94esimo episodio della nostra Master League con l'Inter, signori. Io sono Maullo e oggi procediamo. Oggi che cazzo sto dicendo? Non lo so, però va bene, tutto bene. Signori, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale così cresciamo tutti quanti assieme. Detto questo, signori, veniamo da un buon pareggio contro il Manchester, che era quarto in classifica, signori. Controlliamo la classifica. Assist man, Crespo sempre più primo. Ronaldo e Papancita sono fermi a quota 6. E gli assist man non sono cambiati perché Claudio Lopez, scorsa partita, era indisponibile. Ricordiamo che scorso video abbiamo comprato Chilavert. Quindi, signori, un gran bel portiere, anche se contro il Manchester abbiamo preso due gol. Due pippe le abbiamo prese, abbiamo preso due pippe al sugo. Però va bene, dettagli, dettagli. Giochiamo contro la Roma, signori. Io sto caricando la formazione perché non vorrei che, se non ricordo male, nel scorso episodio abbiamo fatto le impostazioni giuste. No, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Bene, quindi andiamo a ricambiare nuovamente. No, quale selezione capitano? Cambiamo tutta quanta la formazione. Ah, che rottura di scatole. Allora, Ivanov va fuori per Chilavert, Thuram e Valeri, Stromer, Vorlanden per Espimas, Ximenes, Boucher per Ronaldo, Ronaldo per Babangida, Babangida per Claudio Lopez e questo così. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Copiamo la formazione così vediamo di evitare di continuare a fare sti cazzarola di movimenti strani. Bene. Avrà funzionato? Non lo so, ma noi comunque scendiamo in campo, signori, contro la Roma, la nostra ex squadra. Doveva arrivare questo momento ed è arrivato, signori, ed è arrivato. Avremo contro il Pupone, un giocatore che abbiamo voluto fortemente l'anno scorso. Ora c'è in attacco Montella e Del Vecchio. Ok, Montella e Del Vecchio, attenzione che possono farci male. E soprattutto ci può fare male il Pupone, bravissimo, così con calma. Babangida, Babangida fa girare su se stesso Cafu. C'è anche l'ex Cafu che però Babangida ancora vuole portare a spasso. Boucher, mannaggia, mannaggia, mannaggia. C'era Ronaldo nel movimento buono. Ci siamo confusi. Boucher gliel'ha data dal lato sbagliato. Gliel'ha data dal lato sbagliato. Perché non. Però va bene. Attenzione a Totti, attenzione alla giocata di Totti. Ce lo ricordiamo bene. Buon Franceschino Totti, Chilavert subito. Rilancio lungo alla ricerca di Claudio Lopez che riesce a spizzarla di testa, ma non riesce a indirizzarla bene. Attenzione, però, Claudio Lopez. Buono il pallone per Boucher. Boucher, Boucher, mannaggia. Lì ci vuole uno pure veloce, signori. Lì ci vuole pure uno veloce. Oh, che facciamo? Lì abbiamo lasciato completamente lo spazio libero. Prossimo acquisto, sono indeciso. Prossimo acquisto, se mai riusciremo a farne uno, sono indeciso se puntare su un Roberto Carlos, signori. Attenzione, Babangida si crea lo spazio. Babangida, 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 Babangida al limite della rimessa laterale. Babangida, Babangida, Ronny. Thuram. Subito per Babangida che non ci pensa due volte. Claudio Lopez, Ronaldo. Dai così, Inter 1, Roma 0. Signori, dormita colossale della difesa della Roma, che sull'ennesima respinta, guardate il tiro di Claudio Lopez, respinta il portiere, la difesa non si muove, Ronaldo arriva indisturbato e una stafilata di Ronaldo. Inter 1, Roma 0. Va bene così, signori. E quindi dicevo, o potremmo puntare a... Io però quando parlo di acquisti, porca miseria, non ce lo posso credere. Neanche il tempo di dire abbiamo segnato che questi già pareggiano. Bene, 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 ma non benissimo. Non ci posso credere. Nemmeno il tempo di dire ho segnato. Magari può essere che sta partita è un pochino più soft, che questi mo mi pareggiano subito. Guarda Valeri che invece ti trova un passaggio giusto. Comunque Chilavert, zio, t'ho pagato come miglior portiere del mondo. Mi fai ste buffonate. Claudio Lopez. Riusciamo a effettuare un anticipo? Uno. Non chiedo tutto. Non chiedo che prende. Attenzione, Stromer. In uscita, Stromer. Per Claudio Lopez che cerca di trovare Ronaldo. Che vuole Babangida? Che dorme. Dorme il bombo. Il bombo dorme.
Strome. Vabbè, sì, Valerie se ne va. Valerie se n'è andata a funghi. Valerie se n'è andata a funghi. Scilavert rischia tantissimo. Il pallone arriva a Claudio Lopez che cerca subito Ronaldo. Che parte Ronaldo. Attenzione Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Tiene fisicamente Ronaldo. Ronaldo. Attenzione, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo per Babangida che si riesce a creare lo spazio. Babangida, Babangida non ci pensa due volte. Bamba! E il Bamba fa il 2-1. Dai così, dai così, dai così. Non parliamo di mercato, signori, non parliamo di mercato. Io ogni volta che passo in vantaggio inizio a parlare di mercato e prossimi giocatori da comprare. Poi questi ma ci fanno subito, ci pareggiano o peggio ancora ci fanno i peggio gol. Quindi evitiamo certe discussioni. Evitiamolo, evitiamolo. Aspettiamo. Attenzione, Babangida, 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 si allarga, Babangida. No, Ronny mio. Lì andava stoppato sto pallone, Turam, lì andava stoppato sto pallone. Candelà, Candelà contro Ximenes, Candelà. Ma mamma mia. No! Ma andavano di me. Grandissimo Babangida recupera un grandissimo pallone. Il Bamba ha le praterie libere. Babangida, 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 Babangida. Lopez! Dai così, che cazzo era dei gol, signori? Che cazzo era la dei gol? Ma va bene così, 3-1 dell'Inter sulla Roma. Bourget la tira, parata del portiere. Claudio Lopez a momenti stava andando a finire fuori con la palla. Va bene. Inter 3, Roma 0. Va bene, signori. Va benissimo, non è che va bene. 3-1 al 38esimo. Uffa, uffa, uffa. Uffa. Grandissimo Chilavert che poi la lancia subito lunga in profondità alla ricerca di Claudio Lopez che però si fa anticipare. Dai Turam, ma non era fallo mai nella vita. Mikisaki dovrebbe essere una catà forse. Penso di sì, penso di sì. Quando la smetteremo poi di fare questi errori poi qualcuno me lo spiega. E grandissimo Chilavert che arriva in cielo. Arriva in cielo Chilavert, signori. E evita alla Roma di rientrare in partita. Evita alla Roma di rientrare in partita. Solo che non stiamo riuscendo a recuperare più un pallone. Cazzarolo di una miseria. Non stiamo riuscendo più a recuperare un cazzarolo di pallone. Grandissimo Chilavert, tieni lì. Boh, boh, fa finire questo primo tempo, Cila. Uff. Va bene, va bene, va bene, va bene. 3-1 alla fine del primo tempo, signori. 3-1 alla fine del primo tempo. 10 tiri a 8 e siamo in vantaggio. Mi piacciono. Quando ci sono queste statistiche, mi piacciono, signori. Queste statistiche decisamente mi piacciono. Ecco, comincia il secondo tempo. Ronny, 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 Ronny. Rimessa laterale, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Babangida, Babangida per Claudio Lopez che vede il movimento in profondità di Bamba. Vede il movimento in profondità del Bamba, però non c'è nessuno libero al centro. Cacci subito, grandissimo Turam, grandissimo l'intervento di Turam. Lilian, Turam, Babangida ancora. L'Inter lotta su tutti i palloni, bello così. Attenzione ancora a Bourget. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Grande Ronny, grande Ronny, grande Ronny. Vacci Claudio, vacci Claudio. Babangida, 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 Babangida. 4-1 dell'Inter, signori. 4-1 dell'Inter sulla Roma. Porca miseria, una volta tanto Babangida riesce a tenere fisicamente. Trova un angolino incredibile, ma facciamo il 4-1. Porca miseria, porca miseria. Porca miseria, porca miseria. Sprazzi di gioco che funzionano. Sono trascorsi 10 minuti.
Oh! Grandissimo Schillavert. Oh, gli abbiamo fatto fare quello che voleva praticamente. Mi ha fatto fare quello che voleva davanti l'aria. Va bene. Ximenes cerca di crearsi lo spazio. Ronnie lo trova. Attenzione. Claudio Lopez lancia ancora Babangida. Ah, niente. Non è riuscito a correre abbastanza veloce Babangida a crearsi lo spazio. Cambio di campo, ma siamo ben coperti. Boucher, Babangida ancora. Le praterie per il Bamba, è partito il Bamba, signori, è partito il Bamba, che poi rientra di scatto, Bamba! No, Claudio mio, Claudio Lopez, cosa ha sbagliato, signori, cosa ha sbagliato? Ha aperto troppo, l'Inter vicinissima al 5-1, signori. Risultato da scrivere su tutti i calendari. Non succederà mai più che vinciamo 5-1, Ronaldo ci prova dalla distanza. Antonioli in porta. Una volta ogni tanto siamo fortunati noi. E vinciamo con la goleada. Quindi adesso penso che di mercato possiamo parlarne in tranquillità, signori. E, con i prossimi punti non so se andare su un... Ma che cazzarola fai, Turam? Un rinvio doveva essere. Se andare su un Davids da mettere magari davanti appunto alla difesa, fuori del vecchio, dentro Tommasi, leva un attaccante per coprirsi a centrocampo. Schillavert subito è il rinvio veloce. Claudio Lopez riesce a spizzarla, ma Ronaldo non ci arriva. O se prendere un Davids, o se definitivamente puntare su Roberto Carlos, signori, che potremmo anche metterlo al posto di Boucher come trequartista. Un Cristiano, un... No, Boucher mio, dovevi semplicemente accomodarla in porta, Boucher. Come sta a fare Ronaldo? Che cazzarola. Ci stiamo a fare più gol significano acquisto sicuro, signori, più gol significano più punti mercato, mannaggia a voi, tutte cose vi devo spiegare, mannaggia. Grandissimo Schillavert, che rilancia subito alla ricerca di Ronaldo, la spizza, ma Claudio Lopez si fa anticipare, attenzione alla Roma. La Roma che per ora ha un attimino il controllo del pallone. L'Inter. Mannaggia! Perché ho cercato questo passaggio in profondità? Perché? Qualcuno me lo dica. Perché ho cercato questo passaggio in profondità? Non lo so. Avrei puntato la porta con Ronaldo, forse sarebbe finita meglio. No. Mamma mia, momenti autogol facevamo. Claudio Lopez, per Ronny. Grandissima la giocata di Ronny. Niente. Ho osato troppo. C'aveva un Claudio Lopez libero e felice e non sono stato altruista, signori. Ce l'avevamo recuperata. Grandissimo. No, perché? Grandissimo Schillavert che ancora la rinvia al 44esimo. L'Inter ci crede ancora. Ronaldo la spizza per Claudio Lopez che però non ci arriva. E quindi potremmo definitivamente puntare su Roberto Carlos, signori, e metterlo momentaneamente come trequartista al posto di un certo Boucher. Grande vittoria, signori, una grande cazzarola di vittoria, vinciamo 4-1, forse il risultato più tondo, 14 tiri a 12, bellissimo, gol di Ronaldo, Babangida, Claudio Lopez e Babangida, assist di Ronaldo e Claudio Lopez. Porca miseria, tanta roba, va bene così, bello.
ha funzionato tutto, ha funzionato tutto. Saliamo a quota 21 punti, 21 punti, 8 di base e 6 punti bonus, e 6 punti bonus, sono 2 punti veramente a gol, sono veramente 2 punti a gol che riusciamo a fare in più dell'avversario, ne abbiamo fatti 3 in più dell'avversario, quindi sono 6 punti, va bene così, saliamo a quota 21 e saliamo a quota 7 in classifica con 12 punti, signori, va bene, va bene, va bene, va bene, ci difendiamo bene, la Roma è ultima. Quindi con la Roma dovevamo vincere per forza, signori. Con la Roma dovevamo vincere per forza. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!